Va bene. Allora facciamo così. Oh, via tutto. Oh, anzi, sai che ti dico? Facciamo proprio, guarda. Così, oh. Ecco. Così sembro il cugino It. Ciao mondo. Quando penso a un fumetto che andrebbe fatto leggere nelle scuole, penso sempre a Mouse. Mouse è un libro scritto e disegnato da Art Spiegelman, la cui realizzazione è iniziata nel 72 sotto forma di strisce per la rivista Funny Animals e si è conclusa con la pubblicazione di due volumi rispettivamente nell'86 e nel 91. In Italia sono stati pubblicati rispettivamente nell'89 e nel 92 da Milano Editore, mentre il volume in mio possesso è del 2000 ed è stato pubblicato da Einaudi. Mouse vuol dire topo, ma la parola non è inglese, è tedesca. Stessa pronuncia, ma spelling differente. Il fumetto ha avuto un enorme successo e ha vinto parecchi premi, tra cui lo Special Award del premio Pulitzer, l'Eisner Award, l'Harvey Award, il Los Angeles Times Book Prize for Fiction e l'Angoulême International Comics Festival Award. È l'unico fumetto, per quel che ne so, che rappresenta una testimonianza biografica sulla Shoah. La storia principale narra del padre del protagonista, Vladek, un ebreo polacco che ha subito le persecuzioni naziste. Ma il libro presenta diversi livelli di lettura. In primo luogo, il libro racconta dell'autore, Art Spiegelman, e del suo difficile rapporto col padre. Questi racconta le sue esperienze durante la Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo quattro storie all'interno di Mouse. Il libro racconta di Art. Art racconta di Vladek. Vladek racconta dell'oppressione nazista. E infine, Art racconta del libro e delle difficoltà che ha avuto nel realizzarlo. L'opera alterna scene ambientate nel presente, o meglio negli anni 70-80 quando è stata realizzata, con scene ambientate nel passato che ripercorrono la vita di Vladek. Di volta in volta che la narrazione si sposta da una linea temporale all'altra, il registro di Vladek cambia. Quando racconta, si esprime in un italiano, in originale in un inglese, che subisce molto le influenze dal polacco e dal yiddish. Quando invece il racconto è calato nel passato, si esprime normalmente, perché sta parlando nella sua lingua madre. Anche la scelta del disegno è molto particolare. I personaggi sono ritratti come degli animali, la cui razza cambia a seconda della loro nazionalità. Gli ebrei sono disegnati come dei topi, i tedeschi come dei gatti, i polacchi come dei porcellini, gli americani come dei cani, i francesi come delle rane, gli zingari come delle mosche e gli svedesi come degli alci. Una scelta azzardata. Il tratto di Mouse è quello che potrebbe essere usato per un fumetto umoristico o un cartone animato. Sembra irrispettoso trattare un tema serio come le persecuzioni naziste con uno stile apparentemente scanzonato. In realtà, in questo modo, Spiegelman riesce a liberarsi dagli obblighi e per certi versi anche dai limiti che trattare certi argomenti impone. Tuttavia, egli non abusa di questa libertà e sviluppa un'analisi e una ricostruzione che sono molto dettagliate e molto toccanti, ma che non scadono mai nella retorica, nelle frasi fatte, nelle condanne e nei giudizi a priori. Mouse è un'opera che riesce a essere molto umana, molto intima, ma allo stesso tempo anche molto distaccata nel presentare gli eventi. L'esperienza di Vladek ci arriva filtrata dalle sue parole e poi rielaborata dal figlio. Non è un racconto in prima persona che catapulta il lettore in mezzo agli eventi e quindi chi legge si trova a seguire le vicende con una sorta di distacco. Il che, per certi versi, è un bene perché si riesce a entrare nel cuore di eventi tragici senza subire, diciamo, shock emotivi. Quasi. D'altro canto, però, è molto toccante nelle parti in cui viene mostrato il rapporto tra Art e il padre. Un rapporto non facile e tutt'altro che idilliaco, ma è proprio grazie alla sua descrizione che Vladek assume una forma umana e ci viene mostrato attraverso i suoi pregi e i suoi difetti. I suoi molti difetti. Vladek è un vecchio cocciuto che fa tutto di testa sua senza sentire ragione. Fa economia su qualsiasi cosa, al punto da mettere in imbarazzo i suoi familiari e da sembrare il classico ebreo spilorcio degli stereotipi. Ed è razzista. Sembrerebbe impensabile per un ebreo sopravvissuto all'inferno dei campi di concentramento. Ma Vladek nutre dei pregiudizi verso la gente di colore. Ma è proprio in virtù delle sue stranezze, delle sue manie e dei suoi modi che Vladek appare innanzitutto come un essere umano. Non come una vittima, non come un sopravvissuto, non come qualcuno che ha bisogno della compassione del lettore, ma come una persona. È questo il punto di forza di Mouse. Far vedere che Vladek è una persona normale
e quello che ha affrontato l'ha affrontato come tale, e assieme a lui molti altri. Vladek non è il migliore, non è il più forte, non è il più intelligente, è solo uno dei tanti topolini. Non c'è molta differenza tra lui e gli altri sopravvissuti, o tra lui e chi non è sopravvissuto. Così come non c'è molta differenza su come vengano disegnati i personaggi. Topi, gatti, maiali, si assomigliano un po' tutti. Il libro si apre con Art che va a trovare il padre e comincia a interrogarlo sul suo passato. Dopo la guerra, Vladek si è trasferito in America assieme a sua moglie Anja. Qua la coppia ha avuto il suo secondo figlio, Art. Il primo non è sopravvissuto allo sterminio. La madre di Art si è suicidata anni prima e ora Vladek vive con la seconda moglie, Mala. Prima di essere una storia sugli ebrei e sul nazismo, Maus è la storia di Vladek Spiegelman e inizia raccontando il suo incontro e il suo matrimonio con Anja. Anja è un personaggio molto importante e la storia personale di Vladek non può prescindere dal suo amore per lei, con la quale ha condiviso i tormenti della persecuzione e dei campi di sterminio. La parte introduttiva venne pubblicata a dispetto del parere contrario di Vladek, che avrebbe preferito sorvolare sui fatti personali antecedenti l'ascesa del nazismo. Il primo volume racconta delle vicende occorse a Vladek fino alla sua deportazione ad Auschwitz, passando attraverso la guerra, la segregazione nel ghetto e la vita in clandestinità. Prima del 39, Vladek viveva con la ricca famiglia di Anja a Sosnovich, dove possedeva un'avviata attività commerciale. È solo l'anno prima dello scoppio della guerra che Vladek comprende la portata dell'ascesa del nazionalsocialismo. Sta attraversando in treno la Cecoslovacchia e vede sventolare in una città una bandiera con la svastica. Voci e racconti iniziano a circolare tra gli ebrei. C'è chi racconta dei propri parenti in Germania costretti a vendere l'attività e a fuggire, di pubbliche umiliazioni e anche di misteriose sparizioni. La paura è tanta e tutti sperano che il nazismo giunga presto alla fine, ma non sarà così. L'anno seguente Vladek viene richiamato in servizio ed è mandato al fronte per combattere l'invasione tedesca, ma viene catturato e fatto prigioniero. Durante la prigionia Vladek si trova a stretto contatto con i nazisti e ha modo di sperimentare le prime discriminazioni. I prigionieri di guerra ebrei venivano trattati diversamente, meno pasti, coperte leggere e alloggi più freddi. Una volta rilasciato, Vladek cerca di tornare a casa, ma non è facile. Si trova a dover attraversare una Polonia doppiamente invasa, dai tedeschi a occidente e dai russi a est. Durante il suo viaggio, Vladek ha modo di sentire i primi racconti di pestaggi ed esecuzioni sommarie. Alla fine Vladek riesce ad attraversare di nascosto il confine del protettorato tedesco e tornare a Sosnovich, nella parte della Polonia annessa al Reich, dove si ricongiunge con la moglie e col loro primo figlio, Richio. Sotto l'occupazione tedesca le condizioni peggiorano. Gli ebrei sono tenuti a rispettare un coprifuoco. Industrie e attività commerciali di loro proprietà vengono espropriate. Per acquistare i generi di prima necessità hanno bisogno delle tessere e devono essere provvisti di documenti di lavoro per provare di avere un impiego. Controlli, retate e prelievi possono avvenire in qualsiasi momento e ogni pretesto è valido per essere deportati. Nel 43 gli ebrei vengono trasferiti nel ghetto e per sopravvivere è necessario nascondersi, ricorrere al mercato nero e se necessario anche pagare chi può essere corrotto. Essere deportati significava finire nei campi di concentramento oppure venire uccisi. Sono due gli elementi che colpiscono principalmente durante la lettura di queste pagine. Il primo è come le persone spariscano. Dall'oggi al domani esse non si vedono più e di loro non si sa più nulla. Questo sia nel ghetto ma anche più avanti nei campi. Le loro vite semplicemente scivolano via dall'esistenza, senza una spiegazione su quale sia stato il loro fato. Molte volte Vladek si limita a dire non l'ho più visto oppure non ho più saputo nulla di lui. Il secondo è la lenta disgregazione del nucleo familiare. Nonostante le conoscenze, i nascondigli e i soldi, i membri della famiglia vengono separati e portati via da nazisti. I primi sono gli anziani nonni di Anja. Poi il padre di Vladek, durante una selezione, passa volontariamente dalla parte dei deportati per poter stare assieme alla figlia. I bambini, tra cui Richio, vengono affidati a dei conoscenti e portati al ghetto di Zaverce, ritenuto più sicuro. Pochi mesi dopo il loro arrivo il ghetto venne chiuso e tutti gli ebrei deportati, ma i bambini degli Spiegelman non subirono questo destino. La morte di Richio segna profondamente i suoi genitori, che continueranno a serbare il suo ricordo per tutta la vita, al punto che Art si troverà ad avere uno strano rapporto col fratello che non ha mai conosciuto. Nutre una sorta di gelosia nei confronti di Richio, contro il quale non ha mai avuto nessuna possibilità di primeggiare agli occhi di Vladek e Anja.
come poter competere col ricordo idealizzato di un fantasma. Dopo Rikyu è toccato ai suoceri, portati via dai nazisti nonostante i soldi e i gioielli passati loro per corromperli. E poi a Lolek, il fratello di Anja, che si rifiutò di nascondersi. In queste pagine si respira un senso di precarietà. La vita è appesa a un filo e sul punto di terminare da un momento all'altro. Non solo la vita in senso stretto, ma anche la vita di ogni giorno, le abitudini, gli affetti, i rapporti con le altre persone. Pezzo dopo pezzo cedono posto alla paura, al sospetto e all'opportunismo. Le regole del vivere civile vengono meno e per sopravvivere un giorno in più si è disposti a qualsiasi cosa. C'è chi tradisce la propria gente rivelando quali siano i nascondigli. Chi diventa un collaborazionista e indossa i panni del nemico. E chi se ne approfitta per arricchirsi. Ognuno per sé. Scampati alla deportazione e rimasti soli, Vladek e Anja vagano senza meta, spostandosi da un rifugio all'altro, facendosi ospitare da chi è disposto a tenerli in casa, finché possono permettersi di pagare o finché la Gestapo non dà segno di nutrire qualche sospetto. Alla fine, durante un tentativo di raggiungere l'Ungheria, vengono traditi e catturati dai tedeschi. Sono deportati ad Auschwitz, dove sanno che ad attenderli ci sono i forni crematori. Il primo libro si conclude così, con loro arrivo nel campo di sterminio, mentre il secondo parla della prigionia nei campi. Arrivati ad Auschwitz, Vladek e Anja vengono separati e, casualmente, nella cornice del racconto, Vladek si divide dalla sua seconda moglie, Mala. Questo porta Art a passare più tempo con lui per aiutarlo e a stare a stretto contatto con lui. Un compito che non si rivela facile e che alimenta le sue ansie per il compimento dell'opera che ha in mente. Pensa davvero di essere in grado di realizzare un fumetto sulla Shoah? Come può trovare le parole e le immagini adatte per narrare la storia di suo padre? Queste paure sono aggravate dalla morte del padre nel 1982, mentre Art sta ancora lavorando al secondo volume. Si domanda se è all'altezza dell'obiettivo che si è posto e inizia a nutrire un forte senso di inadeguatezza, sentimento che anche chi vi parla ha iniziato a nutrire. Se la vita mentre si nascondevano dai nazisti era appesa a un filo, quella nel campo è invece priva di ogni speranza. I detenuti sono stati abbandonati da Dio. Nel campo si è alla mercé di qualsiasi cosa, dei militari, dei propri compagni di prigionia e della sorte. Vladek riesce a entrare nelle grazie del suo capo, un contadino polacco che abusa del suo potere e tratta gli altri prigionieri esattamente come i suoi superiori. Una persona spregevole e opportunista, grazie alla quale però Vladek riesce a salvarsi parecchie volte dalla morte. Ogni cosa è preziosa. Un boccone di cibo, una scarpa, una posata, una sigaretta o un pezzo di carta. Tutto può essere utile e quindi può essere scambiato, rubato o ceduto per un favore. Un tema che Art riesce a toccare è quello dell'affidabilità dei ricordi del padre. Durante il suo lavoro di documentazione su Auschwitz scopre che era presente un'orchestra che suonava ogni volta che i prigionieri lasciavano il campo per recarsi ai lavori. Ma Vladek, interrogato, risponde di non aver mai visto o sentito nessuna orchestra. Quindi l'orchestra era presente? Art deve rappresentarla o no? La soluzione che adotta è quella di disegnarla, solo per poi nasconderla da un gruppo di prigionieri in marcia. Anche il calcolo del tempo trascorso ad Auschwitz non è preciso, ma ricordi confusi o dettagli discordanti tra le testimonianze non cambiano il fatto che Maus è innanzitutto la storia personale di Vladek. Quello che può essere considerato l'elemento principale della seconda parte di Maus è l'amore fra Vladek e Anja e i loro sforzi per ricongiungersi. Grazie alla collaborazione di Manche, una prigioniera ungherese amante di un SS, i due riescono a scambiarsi delle lettere, delle provviste e anche ad avere un breve incontro. Forse è proprio il reciproco confortarsi e darsi coraggio a permettere loro di trovare la forza per sopravvivere. Questo però non dura molto e i due dovranno rinunciare a restare in contatto. Il fronte si avvicina, Auschwitz viene evacuata. E i prigionieri d'inverno, denutriti e in pessime condizioni, sono costretti a marciare nella neve. Chi non è in grado di reggersi in piedi viene ucciso sul posto. Vengono poi caricati su dei vagoni e fatti viaggiare su rotaia, finché senza nessun motivo il treno si ferma e non si muove per parecchi giorni. Muoiono in molti prima che i tedeschi ricompaiano.
L'obiettivo delle Marce della Morte era quello di trasferirli all'interno del territorio tedesco, dove poi sarebbero stati tutti uccisi per evitare che le forze alleate potessero scoprire cosa fosse avvenuto. Vladek sopravvive e giunge a Dachau, dove le condizioni sono addirittura peggiori e dove si ammala di tifo. Sembra che, come per molti altri attorno a lui, sia giunta la sua ora, ma invece viene scelto per essere scambiato con dei prigionieri di guerra. Però, durante il trasferimento, arriva la notizia. La guerra è finita. Potrebbe sembrare la fine di un incubo e del ritorno alla normalità, ma non è così. I prigionieri sono abbandonati a loro stessi, lontani da casa e senza nulla. Vladek si trova in zona di guerra e rischia più volte di morire finché non si imbatte nelle truppe alleate. Il difficile ritorno a casa di Vladek ci mostra un paese devastato, le cui ferite sono ben lontane dall'essere rimarginate. La guerra non ha risparmiato nulla, nemmeno le abitazioni tedesche, devastate dall'avanzata americana. E fa uno strano effetto vedere Vladek gioirne. Rancore, desiderio di vendetta e ritorsione non sono temi che vengono trattati solitamente in un racconto di sopravvissuti o accostati a loro, ma rimangono tuttavia sentimenti umani e comprensibili. In Polonia, però, la situazione non è tornata a quella prima della guerra. L'antisemitismo non si è concluso con la fine delle ostilità e gli ebrei non sono ancora al sicuro. Ma Vladek ha scoperto che Anja è ancora viva e torna a Sonsviec da lei. Così finisce il racconto di Vladek. I due poi si trasferiranno, prima in Svezia e poi negli Stati Uniti, dove avranno il loro secondo figlio, Arti, e dove Anja si suiciderà anni dopo. Il libro si conclude con Vladek che dice al figlio di aver finito le cose da raccontare, e nel fare ciò lo chiama col nome di suo fratello, Rikiu. La scena sembra suggerire che siano le ultime parole di Vladek prima di spirare, ma non è detto che sia così. Di sicuro sono le ultime parole di Vladek sulla sua storia.